Salve ragazzi, bentornati sul nostro canale. Siamo di nuovo qui con Dark Souls 3 e Francesco e Alessandro. Ciao Ciao a tutti ragazzi. Ragazzi. In pratica siamo qui dove ci eravamo lasciati nell'ultimo episodio, che non sapevamo se era un boss o qualsiasi altra cosa. Fatto sta che ci siamo provati a avvicinare e con estrema cautela, in off, abbiamo visto che viene giù un omaccione con una lancia scuro. Allora, proseguiamo da qui la nostra situazione. Troia. Oh, sono 5 episodi e cominciamo morendo. Ma perché col fatto che tu quando rotoli diventi invisibile, è Certo. difficile che cioè sai dove va il personaggio, Non te ne è un po' accorgi, una cosa un po' insomma. strana. Su sti posti che c'è la possibilità di cadere è un problema. Però vabbè, al di là di questo. Al di là di questo, Nessun altro pace. problema, dai. Ma noi non siamo la meno, insomma. Prendi il pezzo prima di sotto. Dove? C'è un pezzo qua sotto. No, a sinistra. No, c'è Un soltanto un messaggio. messaggio, scusa. Dicendo. Splendido risale. Senza ombra di dubbio. Sì. Ma noi non stavamo. Ah, noi siamo arrivati al castello della città. Non so esattamente che castello sia, Sì, il ma. castello che vedevamo da sotto. Quello che dicevo che lì c'è qualcuno di poderoso. Sì. E infatti io credo che qui sia un boss abbastanza forte. Allora, prima io magari prima dal C'era boss. qualcosa da raccogliere Sì, per no, l'avevo terra? visto, c'è un item qua. Questo è Tampone buono. di gigante. Stai attento a tristezza. Impossibile anche al momento. Fatto sta. Perfetto. Con questo possiamo infondere il fulmine sulla nostra spada. Allora, abbiamo cambiato armi, abbiamo levato lo spadone di Farrar, abbiamo messo la spada Irintil e l'Hotrick raffinata, la spada di Hotrick raffinata, perché fondamentalmente sono due spade molto più veloci, visto che stiamo affrontando nemici molto molto veloci, diventiamo veloci molto Ma è prima loro. di Aspetta, adesso? vi do il messaggio. Prova a scontro a distanza, così per. Ma Non è non lo tanto so, eh. rassicurante Oddio, sta questo cosa. è l'occhio rosso, questo è un Questa è. paladino. Ecco, Cazzo è possibile che l'ha schivato? Cioè, si è passato! Sì. Cioè, mi ha impressionato tantissimo quando si è passato per Cioè. schivare. Qui che fa. Sì. Ok, no, era qua che avevi visto Sì, qualcosa, esatto. no? A sinistra, qua a destra. Anima di cavaliere. Vabbè. Abbiamo
due porte, c'è una. Non lo so, io proverei questa magari prima. Però che non si apre ovviamente. Credo che si apra dall'altra parte. Stavolta però secondo me non l'hanno detto. O almeno spero che si apra. Proviamo, io non lo so. Provare attacca a distanza. Tu sei da qualche macchina ingegno, no, quindi non ci possiamo andare. Ma davvero? Eh già, cioè, mi sa, tutta sta strada dobbiamo che... andare lì a destra. Sì, ma... cioè, non c'è un boss allora qua? Secondo me c'è. Ma... forse dovresti andare da qualche altra parte, non lo so. Ah, cazzo, delle scale. Dove l'ho viste prima? Ah, non l'hai viste? No, se no ci andavo. Scusa, nostra fedele cara e fedele doccia. Ma che è sto squacquerone a terra? Sta una merda. Mamma mia. Sinistra, destra, destra. Prima vediamo sopra. Possibile, ma... possibilissimo. Impossibile in che senso? Non lo so, sto girando. Caso, eh? Non so dove andremo a finire. Ci sono i predacci. Cazzo, non trovo cosa di vero. Ecco la cosa del posto. Ah, ecco che magari abbiamo un po' d'arco. Non lo so, non riusciremo per l'arco. Vediamo che è il posto. Poi ecco. Di là c'è una porta. Ah, che sono lì la cattedrale qua. Non te lo so dire, sinceramente. Curati però. Normale no, eh. Rubino di Aldrich. Gli attacchi critici ripristano per fuoco. Ti consiglio di andare a ritornare al falò e poi riandare su 12. Ma tanto non penso che lo sconfiggiamo la prima volta. Allora lo faccio così. Cioè non so se magari spawnano questi. Sicuramente lo spawnano. Ma può anche schippare. Abbiamo visto quello che c'è sopra, quindi. Questo anche che si. Visto l'ultimo potenziamento siamo saliti di livello e abbiamo cambiato anche spada, armatura, abbiamo fatto molte cose in queste zone, diciamo. Thank you.
Allora, direi che è il momento di parlare degli dei. Io direi puttana. Oh, allora 50 che cazzo, volevamo farti più ignorata, insomma. Oh, sono avanzate le due fiaschette, porca puttana.
Mamma mia. Che cose capaci che sono. Impressionante. Devo fare dei danni. Danchicardia. Costo? No, falli dei saluti ormai. Cioè, sono finito. L'episodio finisce qua, vi ricordiamo di seguirci sul nostro canale e sui vari social network, soprattutto su Facebook, dove siamo molto più attivi. No, tranquillo, vai. Un saluto da Francesco e Alessandro. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, alla prossima.